La Z russa compare ovunque. Sui carri armati, nelle strade, sui mezzi pubblici e persino sulle vetrine dei negozi. In alcuni casi le persone usano questa lettera prima dei loro nomi. Ma qual è il suo significato? C'è chi pensa che sia un segno di condivisione e promulgazione della guerra. Per altri è soltanto un metodo per esprimere la propria solidarietà a Vladimir Putin. In realtà tutto ha un significato più complesso. Alcuni reporter hanno evidenziato che la Z sui carri armati e sui mezzi di trasporto russi ha lo scopo di distinguere i mezzi della nazione rispetto a quelli dell'Ucraina. Questo perché i carri armati sono dello stesso modello e durante un attacco militare è bene individuare senza troppe difficoltà il mezzo nemico da colpire. Secondo il parere militare, la Z non è altro che il diminutivo di Zapad, che in russo significa ovest. Questa sarebbe proprio la direzione dalla quale è iniziata l'invasione dell'Ucraina. In questo caso la Z indicherebbe quindi la direzione di un determinato carro armato. Anche il ministro della difesa russo ha voluto dare la propria versione dei fatti, delineando come la Z significherebbe vittoria nella loro lingua. Infine, c'è chi sostiene che sia un vago riferimento a Volodymyr Zelensky, il presidente dell'Ucraina. Scrivere l'iniziale del nemico sui propri mezzi armati potrebbe aiutare i militari a mantenere vivo l'obiettivo del conflitto. Se questa sigla era inizialmente adottata per indicare le tank e i carri armati russi, ora viene utilizzata anche in altri contesti. Alcuni siti, tra cui il Russia Today, hanno messo in vendita delle maglie, che recano per l'appunto la Z stampata sopra. Il famosissimo atleta russo Ivan Kuliak ha fatto apporre la Z sulla sua divisa e l'ha indossata durante la premiazione della Coppa del Mondo in Qatar. Anche nelle più grandi città russe sono stati pubblicati dei cartelloni che recano questa sigla e poi vari slogan di incoraggiamento alle potenze militari russe. Ormai quasi tutta la popolazione diretta da Putin ha adottato questo segno di riconoscimento, che compare davvero dappertutto. Diverse persone hanno cercato di scoprire il significato segreto della Z russa. Fra queste rientra anche Kamil Galiev, un famoso ricercatore russo, più volte finito in carcere per le sue proteste politiche. È stato proprio lui a pubblicare un elenco, che reca tutte le situazioni in cui questa lettera è stata recentemente esposta. L'uomo ha notato che la Z è comparsa sul parabrezza delle auto, sui mezzi di trasporto e persino sulle facciate di alcuni ospedali. La conclusione finale è che questa lettera vada a sostenere la Russia da un punto di vista patriottico e chi la esibisce si trova dunque d'accordo con le decisioni di Putin. Secondo le ricerche di Galiev, la Z potrebbe riassumere la frase «per la vittoria», una specie di incoraggiamento per tutte le armate di Mosca. Avevate notato anche voi questa Z comparire sempre più spesso nelle città e sui mezzi militari russi? Secondo voi, qual è il suo vero significato? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti!